Noi siamo il paese che ha scoperto che la Parma latte era cotta 3-4 anni dopo che la Parma latte è cotta. Perché? Capita anche in America, non sputanare l'Italia! Se non fossimo il paese che dopo la cacciata di Enzo Biagi... Non hanno cacciato Enzo Biagi! Se non fossimo il paese che siamo, se non fossimo... Siamo un grande paese con un pezzo di merda come te. Se non fossimo il paese di merda che siamo... Forse la cosa più grave non è nemmeno che l'hanno cacciato dalla Rai, è come l'hanno cacciato. Non permettere più che questo... Quale sarebbe il reato? Non è vero. Voi mentite, certamente. Sono stato accusato di aver rubato un quadro. Io non ho rubato nulla. Io ho restaurato un quadro che non esisteva. Oh, finalmente d'estate non c'è più il problema del caldo. C'è il fresco di soffio, la nuova generazione di ventilatori da soffitto. Avete notato gli occhiali che sto portando? E sicuramente chi mi segue da più di 3 anni l'avrà riconosciuti. Questi occhiali sono stati disegnati da me. Avete rotto i coglioni? Sono stati... Senza sapere niente di letteratura, di arte, di civiltà, di grammatica, niente! Adesso la Italian Design ha... Che sto punk voi, grazie a Dio! Vergogna! Grazie! Alla mediocrità di Stato, chi ci pensa? Non ho mai avuto un amore così straordinariamente immediato, perché venne verso di me una donna molto bella e poi io non avevo capito chi era, io sono Miss Mondo, non so cosa fosse questa cosa. E fu talmente libera nell'amarmi. Vabbè, ma se ti sei arrabbiato perché persone. Non te l'ho data, puoi anche dirlo. Ma non te l'ho mai chiesta. La portai a cena. Non mi piaci, non ti voglio, non ti volevo e basta. Meno male. Però al cesso sei stata con me. Ah, e mi hai anche toccato l'uccello. Io non ti voglio. E io non voglio te. Stabilì un'intimità molto affettuosa. È incontrollabile. Perché mi fai schifo. Io ho voluto lì. Cancellare quella intervista. Non l'hai cancellata, sei andata lì per quello. Io non l'ho attaccato. Che c'è io vedo! Cari ignoranti! Tutta la merda del bruno! Sei pace! L'amante che è venuto a trovare la signora in assenza del marito è un prete. I preti sono notoriamente dei grandi corteggiatori delle loro parrocchiane, inoltre sono gente che sa parlare, che ha i mezzi, e quindi seducono facilmente. Allora può succedere che, come nel fabbrio intitolato Il Prete Tinto, che il prete si è portato naturalmente a vini squisiti e un'oca da mangiarsi in compagnia della innamorata, viene però sorpreso dal marito di ritorno. A questo punto il prete deve nascondersi. Il marito è un tintore. Nel laboratorio c'è una grossa tinozza. La moglie lo spinge, nasconditi lì. Il prete si tuffa nella tinozza. La tinozza è piena di tintura rossa. Il prete ci rimane immerso. Il marito, dopo un po'... Ah, non ho più i coglioni! Questo è chiaro? Ma che roba è?